notte perché per domani ci aspetta un gran giro. Ciao amici e bentrovati. Iniziamo il nostro giro per fare la conoscenza del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo. Siamo sull'Appennino Piemontese Ligure, in un'area protetta fin dal 1979 e caratterizzata da una natura particolarmente selvaggia. La nostra prima tappa sarà la cima del Monte Pracabana. Andiamo! La salita si svolge su una strada davvero bella, comoda, ma con delle rampe davvero interessanti. Ma bene così, perché alla partenza faceva davvero freddo. La strada è completamente deserta, non ho ancora incontrato nessuno. Siamo sulla strada giusta per il Pracabana, ancora un'ora e un quarto. Andiamo. Guardate che belli questi tratti misti di rocce e sentiero, davvero belli. Mentre preparavo il giro ho letto parecchio di queste rocce, gli ofioliti, o chiamate anche serpentine, perché la struttura, come vedete, ricorda la trama della pelle di un serpente. Rocce verdissime che testimoniano che queste terre, prima di emergere, erano sotto il mare. Il Pracabana non sarà una vetta alpina, ma va conquistato anche lui. E cominciano ad aprirsi i paesaggi. Il sentiero si fa sempre un pochino più selvaggio, con dei trattini a spinta, ma abbastanza pedalabile ancora. E qua, il Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo. Bellissimo. Si aprono degli scorci che sono davvero meravigliosi. Ecco davanti a noi la cima del Pracabana. Là in fondo c'è il mare. Dritto davanti a noi. Bellissimo questo sentiero. Siamo tornati sulla strada asfaltata, abbiamo terminato la nostra deviazione che ci aveva portato al monte Pracabana. Capanne di Marcarolo è una frazione di Bosio. Pensate che nel 2001 a memoria qui c'erano 21 residenti. Questa nostra seconda deviazione ci porterà nella valle del torrente Gorzente e agli omonimi laghi. È una zona particolarmente selvaggia del parco. Ci
siamo entrati nella valle del Gorzente che scorre là sotto. Sembra di essere nel letto di un piccolo torrente più che su un sentiero. Guardate com'è mediterraneo questo posto, fantastico. Ed eccoci in vista della diga del lago Bruno. È un trail meraviglioso per vista e per varietà. Rieccoci alla luce. Questo è un angolino del lago Bruno. I laghi del Gorzente sono bacini artificiali e sono anche una riserva idrica molto importante per l'acquedotto della città di Genova. Sono comunque davvero bellissimi, hanno dei riflessi caldi e anche questo lago, chiamato Lago Bruno, ti fa vedere sopra le sue acque così scure i riflessi della luce sulle onde. Merito del vento sicuramente, ma davvero bello. Abbiamo cambiato lato orografico della vallata nel ritorno. È bellissimo questo paesaggio. Puoi anche passarci in mezzo, guardarlo dall'alto, dalla costa così a strapiombo, è davvero emozionante. Avete visto che meraviglia? Vale davvero la pena di venirci. Lascio parlare le immagini, spero che rendano. Fantastico! Ok, di qua, vediamo. Interessante. Vediamo se ce la faccio a bagnare i piedi. Ciao Gorzente, grazie. Uno scorcio di rocce rosse, fantastiche. Pensavo di passarci, invece no. Dopo le rocce rosse, qui abbiamo una zona di rocce brune, un arcobaleno di rocce. Il traffico è davvero scarso anche su asfalto qui. Il sole si sta abbassando un po' e la luce si è scaldata, donando dei colori ancora più belli a questi paesaggi. Il parco naturale delle capanne di Marcarolo è davvero un gioiellino negli Appennini piemontesi e liguri. È un posto magico, ma non perché abbia degli estremi, ma perché risplende di una bellezza umile ed è contagiosa questa bellezza. Le poche persone che ho incontrato si sono dimostrate sempre gentili, disponibili e molto molto attente all'ambiente in cui erano. È anche un posto ricco di storia, vale sicuramente una visita. Al prossimo giro!